Allora, ho letto l'altro giorno questa cosa, adesso vi stupirà ancora una volta, qui siamo qui anche per stupire, eccetera, caro Parenzo e caro Gottardo e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Innanzitutto sono salito su un treno regionale nelle Marche in zona rossa per scendere in Emilia-Romagna nella città di Bologna in zona rossa. Poi ho pulito i piedi di una tale che si chiama Cami Cristo, vabbè, insomma, una signorina evidentemente, che erano più lerci di quelli di un soldato russo nel contrattacco della battaglia di Stalingrado. E l'ho fatto con enorme piacere pagando, perché sono un pervertito ed è questo quello che faccio. C'era anche la sua amica, un'altra, ma non si dice, perché se vi do troppi dettagli sul festino fetish vi fate le pippette. Violate due zone rosse e aprite aperto il portafoglio, mica c'ho scritto in fronte stronzo che devo farvi racconti erotici gratuiti, cioè nel senso questo vorrebbe essere pagato per fare i suoi racconti erotici. Questo signore che si chiama Adria the Reject, ma è il suo nome d'arte, speriamo di non averlo, lo saluto sostanzialmente, ecco, da quello che ho letto ha violato le zone rosse, le zone arancioni eccetera, per fare quello per cui praticamente per le sue passioni, giusto Adria the Reject? Ma non è stato buttato. Adria, non vedo per quale motivo avrei dovuto rispettare dei decreti incostituzionali, sì, in quanto io sono un uomo libero, sì, di spostarmi, sì, dal mio paesino di 5.000 abitanti, come diceva prima Cruciani, sì, dove non c'è assolutamente niente, in quanto io sono una persona che soffre anche di depressione. Beh, quello, si quello è tutti noi abbiamo dei problemi in questa trasmissione, molti di noi. Se io per necessità, sì, necessito di valvole di sfogo, delle medicine, la chimica alcuna aiuta. No, ma al di là delle medicine, parlate tutti insieme e se mi parlate tutti insieme poi io non ci capisco più. Adria, parlo io. Dunque, okay, allora, le tue valvole di sfogo in questo caso, ma immagino che ce ne siano tante, quali sono, per esempio, leccare piedi sporchi? Per carità, ma nessuno dice chiama, che no. Si chiama dirty fetish, rientra nel fetish. Avete intervistato 10 miliardi di mistress. Assolutamente. Sapete che esiste dirty fetish. Tu quanto spendi per queste cose qua? Per esempio, per andare a leccare i piedi sporchi di una, allora, innanzitutto non è che tu spendi per leccare i piedi sporchi di una. Tu organizzi un festino in casa, sì, poi ci fai determinate cose, per esempio io sono un human carpet. Sei una? Io sono un human carpet, cioè io mi faccio camminare addosso su tutto il corpo, sì, e nel farmi camminare addosso io ovviamente lecco i piedi, sì, poi lecco le scarpe e faccio tutto quello che fa un feticista normale. Ma, diciamo atti sessuali veri e propri, questi sono considerati anche da te atti sessuali, ma atti sessuali tipo penetrazione e cose così non ti interessano a te, naturalmente. Sinceramente, ragazzi, posso anche capire che voi troviate come si può dire, godimento nella penetrazione. Godimento nella penetrazione. Mettendo il vostro pene in una calda e delicata vagina, sì, ma quando io ho messo il mio pene, sì, sopra un pianale, sì, e ci ho fatto salire, sì, 60 kg di ragazza, sì, con uno scarpone carro armato, direi che la mia sensazione, sì, è centuplicata rispetto alla vostra. Allora posso dire una cosa, cari Gottardo, caro Parezzo, ma poi torna normale, cari miei, allora, che orrore questa testimonianza di Adria the Reject, voi lo potete trovare anche sui vari social eccetera, è autentica, assolutamente autentica, ed è la dimostrazione che nel mondo esistono tante cose. Lui si dichiara depresso, sicuramente lo sarà, secondo se lo dice. Chiunque lo sarebbe dopo 60 kg sull'uccello, però, scusami, non è che 60 kg sull'uccello. A me sinceramente mi rende abbastanza più felice. Esatto, è una cura, è una specie di cura questa roba. Lo tira su di morale.
lo tira su di morale. Ma mi tira su di morale rispetto a starmene chiuso dentro casa con mia madre a fissare il soffitto, a non fare un cazzo di niente. È giusto. Visto che ma se questa, ma se questa cosa qua lo rende, poi tra l'altro è anche uno che parla in maniera, apparenza dovrebbe piacere, parla in maniera assolutamente forbita, cioè non è, sì, sembra Arcuri. Vabbè, ma si capisce che parla in maniera forbita, mi piace il fatto che parla in maniera forbita, rallentata perché sotto psicofarmaci mi fai parlare. Il fatto che io abbia una malattia psichiatrica e segua delle cure psichiatriche non significa conferma... che io sia un idiota, ma no, ma assolutamente certo, questo conferma perché in questa trasmissione comunque caro amico il pissing, da quello che vedo ami molto anche bere il piscio però di prodotto da qualcuno che sotto cura psichiatrica, vedi che ho ragione alla fine, cioè non è che dico cose strane, mi dici un attimo se il pissing è una cosa che ti è di tuo gradimento. Ma in realtà non lo facevo da un bel po', è una cosa che mi è presa così. Ma quando ti è presa questa cosa? No, in realtà lo facevo un sacco, cioè io perché faccio, cioè in realtà ho sempre frequentato feste di tipo BDSM, però il pisting lo facevo tanto, molti anni fa, poi è un bel po' che non lo facevo più. Poi l'ultima volta mi ha preso di farlo e l'ho fatto. Hai bevuto il piscio di chi? Di una mistress, di una persona, di una di queste? Una mistress ragazza, sì. Hai pagato per questo. Scusi. Sì, ma non è che si tratta di preziosi, cioè il discorso è questo. Fammi sentire, preziosi che vuol dire? Quanto spendi più o meno al mese per le tue perversioni, diciamo, chiamiamole così, per i tuoi amori, per la tua tranquillità, diciamo, per essere appagato. Guarda che tu è una ragazza quando gli hai dato 100 euro, gli hai dato il prezzo giusto, Cioè 100 euro per il piscio. 100 euro. Ci stai un pomeriggio, Lui voleva sapere, Gottardo, voleva sapere com'era il pisello dopo 60 kg, quelli che erano Schiattella come una fava oppure rimane normale, torna normale? Dipende, il mio è come se fosse... Allora, il discorso è che se ci mettiamo il tuo, molto probabilmente diventa violaceo e gonfio. Sì, sembro fatto di gomma, ma non... Sarà una caratteristica del mio corpo. Senta, lo slave di poc'anzi diceva che mangia le caccole dei suoi master. Lei ha mai provato le caccole oltre alla pipì? Questa cosa non mi ispira. Non ti ispira, non ti ispira. Io direi però, Adria, che se tu vuoi, naturalamente, sempre con grande attenzione a una cosa. È vero che tu ti definisci un performer, eccetera, eccetera. È vero che tu ti definisci un feticista. Se tu sei d'accordo, sempre nel grande rispetto della tua depressione, una seconda puntatina la farei io, però, nei prossimi giorni. Una seconda puntatina con te nel racconto, nel grande racconto. Anche liberatorio il racconto, ma per no? carità, ma giusto per carità. Adria? Se ti stiamo simpatici, perché sennò se ti stiamo sul cazzo, no? Cioè... Tu chiamami, io sinceramente neanche ce li ho i social da zanzara. Ma che te frega dei social dopo, da zanzara? Se magari dopo tu mi fai un favore, visto che io i miei te li ho mandati, tu mi mandi i tuoi, magari io mi iscrivo. Sì, iscriviti, assolutamente, molto bene. Sarà felice la signora con la Confindustria, che peraltro ci ospita, i signori della Confindustria, questi racconti molto dettagliati. Felice. Grazie Adria, a presto, ciao amico mio, ciao. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.